Non avrei mai pensato di essere coinvolto in una storia del genere. Perché vivo dall'altra parte del mondo. Da una parte è emozionante dirigere un film che scava per cercare la verità sull'esodo. Dall'altra devo ammettere di avere delle perplessità. Non sarei mai voluto andare in Medio Oriente. Non avrei mai voluto essere coinvolto in certe controversie, perché significa sfidare i giganti dell'archeologia, della religione e della tradizione. Tuttavia, le mie scoperte potrebbero sorprendervi. Sta a voi decidere se vi cambieranno come hanno cambiato me. L'esodo dei figli di Israele dall'Egitto e il loro viaggio verso la terra promessa è uno dei momenti più significativi e fondamentali di tutta la storia del mondo. Le storie contenute nella Bibbia sono le più potenti che siano mai state raccontate. Non è una coincidenza che questo libro abbia attirato l'immaginazione dell'umanità per migliaia di anni. Perché le storie sono straordinarie. È un libro incredibile, se ci pensate. Comprende circa 4.000 anni di storia. E in effetti è il primo testo storico scritto antecedente alla Grecia antica. Erodoto viene considerato il primo storico, ma per me è stato Mosè. Mosè non ha rivali. È lui il più grande legislatore di tutti i tempi. E per quanto riguarda i 10 comandamenti che ha ricevuto sul Monte Sinai, essi sono le fondamenta della nostra civiltà. Senza i 10 comandamenti ci manca la terra sotto i piedi. Eppure, contro la convinzione che le sacre scritture siano vere, si levano molte voci di protesta sia nella nostra cultura che nel resto del mondo. Queste voci dicono che la narrazione biblica non sia altro che un mito, una favola. E tali affermazioni sembrano essere supportate dalle scoperte dell'archeologia moderna. L'esodo non è avvenuto nel modo in cui viene descritto nel testo, cioè sullo sfondo del XIII secolo avanti Cristo. Io non credo esista un singolo evento che si possa chiamare esodo, né archeologicamente né storicamente. Benvenuti al Michael Medved Show, il vostro dibattito giornaliero. Al momento ci stiamo confrontando su un tema fondamentale con il qui presente rabbino David Wolpe, che guida una delle congregazioni ebraiche più grandi d'America. Nel 2001 il rabbino Wolpe ha scatenato polemiche a livello nazionale quando il suo sermone per la Pasqua ebraica ha messo in discussione la realtà storica dell'esodo. Rabbino Wolpe, che cosa ha affermato? Ho affermato che l'esodo sicuramente non si è svolto nel modo descritto dalla Bibbia, che presume sia stato un avvenimento storico a tutti gli effetti. Io penso che se affrontiamo l'argomento in maniera scientifica, è praticamente impossibile sostenere le affermazioni della Bibbia. Tuttavia, bisogna anche capire che la fede non si basa sul credere alla divisione delle acque o sugli scavi archeologici, bensì su qualcosa di molto più profondo. Ma se si tratta non di fatti, bensì di racconti inventati, fittizi, non andiamo a danneggiare il significato religioso? In altre parole, cambierebbe tutto, no? Non è facile dire in quale misura sia presente un fondamento storico, ma io sono profondamente convinto che siano storie vere, a prescindere dalla realtà storica. E sia chiaro che sono due cose ben diverse. Sembra che stia evitando... Le cose che non sono dati di fatto possono comunque essere verità. Secondo lei, quali parti della Torah sono basate, senza alcun dubbio, sulla realtà storica? Io non saprei dirglielo, non lo so, e anche se questo potrebbe infastidire qualcuno, non mi interessa. Se i maggiori studiosi sono d'accordo con gli atei e gli agnostici più convinti,
E se persino alcuni rabbini concordano con gli archeologi più scettici sul fatto che non esistano prove tangibili dell'esodo, allora noi cosa dovremmo pensare? Se non è accaduto niente di tutto ciò, allora le due religioni della Bibbia, l'ebraismo e il cristianesimo, sono entrambe basate su un'enorme menzogna. Questo è il genere di domanda che ha incuriosito il regista di Minneapolis di nome Timothy Mahoney. E man mano che scavava più in profondità, non aveva ancora idea di dove questo viaggio l'avrebbe portato. Più studiavo l'Esodo, più mi rendevo conto del suo significato. Sapevo di dover indagare su questa storia da solo. E il primo passo era partire alla ricerca di una qualunque prova concreta che sia avvenuto. Ho iniziato il mio viaggio recandomi nel luogo esatto in cui la Bibbia afferma che sia avvenuto, l'antica terra d'Egitto. Ho ricevuto un'educazione cristiana e da bambino ricordo di aver sentito storie incredibili tratte dalla Bibbia. E io ci credevo. Storie di una famiglia di pastori, i figli di Giacobbe, che arrivarono in Egitto da un paese straniero. Furono resi schiavi dal faraone, poi condotti miracolosamente fuori dall'Egitto e guidati attraverso il deserto per conquistare la terra promessa. Tuttavia, man mano che crescevo, alcuni particolari mi spingevano ad abbandonare quelle convinzioni. Ora vorrei solo sapere la verità. La maggior parte degli studiosi crede che l'esodo sia avvenuto sotto il regno di Ramses II. Ramses fu il più grande re egizio costruttore. Quelle imponenti opere furono costruite col sudore e la fatica degli schiavi ebrei? Se gli esperti dicono che non ci sono prove durante il regno di Ramses, perché pensano che sia lui il faraone dell'esodo? Io non sono uno storico, quindi ho dovuto trovare il modo di capire come la storia dell'antico Egitto fosse collegata agli eventi della Bibbia. Mi è venuto in mente di immaginare una linea temporale che partisse dai primi istanti della civiltà. Al primo livello la storia egizia. Sopra di essa gli eventi riportati nella Bibbia. E sotto una semplice cronologia di date. Una base inamovibile dove collocare gli eventi storici con dei grandi pilastri a segnare ogni millennio. Nel corso di ben 2000 anni, l'Egitto ha vissuto tre grandi periodi storici. Il primo fu l'Antico Regno, con le sue grandi piramidi di pietra. Poi venne il Medio Regno, il momento d'oro dell'arte e della letteratura. E infine il Nuovo Regno, i cui confini si estendevano fino a terre lontane. Questi grandi regni furono seguiti da periodi intermedi di scissioni e vulnerabilità. Ramses II fu un faraone del nuovo regno che governò su un grande impero e riempì l'Egitto dei suoi monumenti. C'è un passaggio cruciale della Bibbia che porta molti studiosi a collegare l'esodo al periodo del faraone Ramses in quella che è nota come teoria dell'esodo di Ramses. Il fattore chiave di quella teoria è la costruzione della città di Pin Ramses, menzionata nell'Esodo 1:11, in cui gli ebrei fabbricano dei mattoni per edificare la città o per costruirne i depositi. Il professor James Hofmeyer è uno dei pochi egittologi che abbia trattato ampiamente il tema dell'Esodo biblico. Questa importante città, che sappiamo essere stata costruita da Ramses II, continua a essere scavata e studiata anche adesso, mentre parliamo. La sua storia è molto breve, perché intorno al 1100 a.C. non esisteva già più. Una storia davvero breve, poco più di 200 anni. Quindi la domanda è se questo progetto edilizio in cui è coinvolto il popolo ebraico è la residenza di Ramses II sul delta del Nilo, allora possiamo affermare che sia un importante riferimento da porre senza dubbio intorno al XIII secolo a.C.
Le date dei secoli avanti Cristo possono creare confusione dal momento che aumentano in maniera opposta rispetto al periodo dopo Cristo. Più si va indietro nel tempo e più il numero aumenta. Quindi la teoria dell'esodo di Ramses collocherebbe l'esodo circa 250 anni prima del 1000 avanti Cristo, ovvero intorno al 1250 avanti Cristo. Volevo conoscere il punto di vista egiziano, così sono andato a trovare Mansour Boraik, direttore generale delle antichità di Luxor, uno dei siti archeologici più importanti di tutto l'Egitto. Ho chiesto a Mansour se fosse d'accordo sul fatto che in Egitto non ci siano prove né dei primi israeliti né dell'esodo. Nessuno sa se le sabbie dell'Egitto nascondano dei segreti. Magari durante gli scavi troveremo delle prove, ma finora non ci sono prove documentate dell'esodo. Tuttavia ne abbiamo sentito parlare nei testi sacri. È menzionato nel Corano, il Sacro Corano, e nella Sacra Bibbia. Ma negli scavi no, non ce n'è traccia. Beh, non è che non l'avessi mai sentito dire prima di allora, ma avevo ancora la speranza di trovare qualcosa tra le rovine di questa magnifica civiltà. Quello di cui avevo veramente bisogno, però, erano prove tangibili del gruppo culturale di cui facevano parte gli israeliti, i Semiti venuti a vivere in Egitto da una terra chiamata Cananea. Il problema è che non sono mai state rinvenute testimonianze della presenza dei Semiti nella città costruita da Ramses. Poi ho sentito parlare di qualcosa di stupefacente. Nuove scoperte archeologiche, relative a una città e a un popolo che sembravano coincidere con la storia biblica, effettuate nella presunta ubicazione della città di Pi Ramses, dove la Bibbia colloca gli israeliti. Maoni ha intervistato uno degli egittologi più stimati del mondo. Il professor Manfred Bitak e il suo team austriaco hanno scavato nel delta del Nilo per oltre 30 anni, nel sito di Avaris. Avaris giace al di sotto del settore meridionale della città di Pi Ramses. Ho chiesto a Manfred di raccontarmi queste nuove emozionanti scoperte. Abbiamo portato alla luce i resti di un'enorme città di 250 ettari, con una popolazione di circa 25.000-30.000 individui. Erano persone che originariamente provenivano dalla Cananea, nella Siria Palestina. In origine potrebbero essere giunti qui come sudditi del regno egizio o con il beneplacito del faraone. Ovviamente questa città beneficiava di una sorta di status speciale, come una zona franca o qualcosa del genere. Sembravano esattamente le parole della Bibbia. Il faraone diede la sua approvazione permettendo ai primi israeliti di insediarsi liberamente nella parte migliore del paese. Una volta lì, uomini e greggi hanno prosperato e si sono moltiplicati. Era proprio quello che stavo cercando, così gli ho chiesto: questi stranieri potrebbero essere i primi israeliti? Ci sono delle prove che dimostrano che fossero pastori. In questa zona troviamo fosse piene di capre e pecore. Quindi sappiamo che erano pastori, probabilmente beduini, con enormi greggi che pascolavano qua intorno. Tuttavia, collegare questo popolo ai proto-israeliti è un po' un azzardo. Sono rimasto di sasso quando Manfred ha detto che era un po' un azzardo. Perché non potevano essere gli israeliti dal momento che corrispondevano al racconto biblico? Secondo la mia opinione, l'insediamento dei proto-israeliti nella Cananea si verificò solamente dal XII secolo avanti Cristo in poi. Quello che intendeva dire Manfred è che le prove tangibili relative a questo popolo risalgono a molti secoli prima degli eventi dell'Esodo. E questo è molto importante, perché niente israeliti in Egitto significa niente esodo, e niente esodo significa che i fondamenti dell'ebraismo sono una leggenda. Per i cristiani significa che Gesù Cristo e gli autori del Nuovo Testamento hanno commesso un errore, perché hanno creduto nell'esistenza di Mosè e dell'esodo basando su di essa i propri insegnamenti. Dopo l'Egitto sono tornato a casa.
volevo tenere la mente sgombra. Ma mentre ripensavo all'intervista nella mia testa, sono stato percorso da un brivido. Per tutta la vita ho creduto che i racconti della Bibbia fossero veri. So che alcune persone dicono che non hanno bisogno di prove, che basta la fede. Ma se non ci sono prove concrete di nulla, significa che ho creduto a una bugia per tutto questo tempo? E i miei figli e i miei nipoti? Loro in cosa dovrebbero avere fiducia? Che crediate o meno a queste storie, non è importante sapere cosa è vero e cosa non lo è. Più ci pensavo, e più mi rendevo conto di non potermi fermare, a prescindere da quanto fosse difficile. Così ho deciso. Dovevo tornare in Egitto. Mahony ha organizzato un incontro con uno dei massimi egittologi d'America, il professor Ken Wicks. Wicks ha rinvenuto la KV5, la tomba dei figli di Ramses II nella Valle dei Re, e ha sollevato una questione cruciale quando ha considerato i problemi relativi a questi eventi. Ramses II è il faraone dell'Esodo? Come possiamo dimostrarlo? La cronologia non è molto d'aiuto. La cronologia egizia è ancora un po' ambigua. Le correlazioni tra la cronologia egizia e quella di altre civiltà del vicino Oriente antico sono ancora meno chiare. Non sappiamo esattamente quando sia avvenuto l'Esodo. Alcuni dicono sotto Ramses II, che sarebbe un bello sfondo perché era un sovrano molto potente, conosciuto da tutti, ha costruito monumenti meravigliosi e sembra che ci siano tutti i presupposti per scegliere proprio lui. Quindi lui sarebbe il favorito, giusto? Assolutamente, sì. Consideriamo Ramses II come faraone dell'Esodo, ma altri egittologi non sono d'accordo. Quasi tutti i faraoni potrebbero essere i faraoni dell'Esodo se riuscissimo a dimostrare che è avvenuto. Ma se non è Ramses il faraone dell'Esodo, allora chi è? La soluzione potrebbe essere collocare l'Esodo in un altro periodo o in un altro regno. Forse il problema è Ramses? La chiarezza di Mansour mi ha rincuorato. Scientificamente devi essere aperto a tutte le opinioni, ma devi ragionare da solo. Non lasciare che gli altri influenzino le tue convinzioni, ma al tempo stesso devi accettare le opinioni degli altri, perché non è detto che le tue siano sempre giuste. Devi accettare le opinioni degli altri e parlarne, discuterne. Tu puoi convincere me o io posso convincere te. Lascia che sia il pubblico a giudicare se è un mito, se è una storia, è scritto nei libri sacri, chi può dirlo? E poi arriverai a una conclusione e sarà davanti agli occhi di tutti, sarà la gente a giudicare. Era evidente che avessi bisogno di un altro approccio. Un approccio che potrebbe essere considerato a tutti gli effetti scientifico, cominciando col dare un'occhiata più approfondita ai dettagli del racconto biblico. I resoconti più antichi dell'Esodo furono scritti in ebraico nei primi 5 libri della Bibbia, conosciuti come Pentateuco. Ho chiesto al rabbino Manis Friedman, membro della branca ortodossa dell'ebraismo, di leggere le antiche storie della Bibbia su queste pergamene sacre. Al fine di esaminare l'Esodo in modo equo, volevo sapere cosa sostenesse davvero il racconto. La storia dell'Esodo iniziò prima che gli israeliti lasciassero l'Egitto. Iniziò con Abramo quando Dio lo condusse nella terra di Canaan e strinse con lui un patto, e con quell'alleanza viene spiegato l'Esodo. Il Signore disse ad Abramo: tutta questa terra che vedi, io la darò a te e alla tua discendenza per sempre. Vai, percorri questa terra in lungo e in largo, perché io te la sto donando. Quel giorno il Signore fece un accordo, una promessa formale ad Abramo. Disse: alla tua discendenza io dono questa terra. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda su in cielo e conta le stelle, se ci riesci. Tale sarà la tua discendenza. Poi aggiunse:
I tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno resi schiavi e saranno oppressi. Ma io giudicherò la nazione che li terrà schiavi e in seguito otterranno grandi possedimenti e ritorneranno qui. Secondo il testo, gli avvenimenti dell'Esodo non furono un incidente storico. Furono bensì determinati dal Dio di Abramo dall'inizio alla fine. Mentre io e il mio team analizzavamo questa narrazione, ci siamo resi conto che questi eventi biblici formavano una sequenza. Una sequenza che poteva guidare l'intera indagine. Ho immaginato che le sei fasi della sequenza biblica, gli eventi principali della storia dell'Esodo, fossero paralleli alla storia egiziana, iniziando con l'arrivo dei discendenti di Abramo in Egitto, l'eccezionale proliferazione, la caduta in schiavitù, la condanna della nazione che li aveva resi schiavi, la liberazione e l'esodo dall'Egitto e infine, in Cananea, la conquista della terra promessa. Se l'esodo è avvenuto davvero, ci sono elementi storici così evidenti da lasciare necessariamente prove nel corso della storia egiziana. Sappiamo che la scienza risolve i problemi cercando schemi di prove e un approccio puramente scientifico ricerca quegli schemi ovunque possano esistere. Così sono andato a vedere se esistesse uno schema corrispondente a questa sequenza, cominciando dal primo punto, l'arrivo degli israeliti in Egitto. Il libro della Genesi ci dice che il primo discendente di Abramo a giungere in terra egizia fu il suo pronipote, Giuseppe, figlio di Giacobbe. I fratelli di Giuseppe l'avevano venduto come schiavo a una carovana di commercianti che lo portarono in Egitto. Poi, con un incredibile colpo di scena, diventò il più alto ufficiale d'Egitto e salvò il paese da un'orribile carestia, consentendo a suo padre Giacobbe e alla sua famiglia di insediarsi nella parte migliore del territorio, a Goshen. Il mio obiettivo era vedere se fossero state scoperte prove di questo gruppo familiare semitico giunto in Egitto, come narrato nella Bibbia, ma non ne ho trovate. Finora no. Abbiamo solo le prove che dimostrano che fossero dei pastori. Ero a un punto morto, ma è cambiato tutto nel momento in cui ho sentito l'impulso di andare alla mia libreria e cercare un libro che mi era stato donato un anno prima, ma che non avevo mai letto. Quello che mi ha colto di sorpresa è stato il fatto che l'autore avesse le risposte agli stessi dubbi che aveva sollevato Bitak. Aveva trascorso l'intera vita a esplorare il Medio Oriente ed era un esperto delle iscrizioni e dei geroglifici dei faraoni e di ciò che avrebbero potuto rivelare sulla Bibbia. David Rohl, autore, storico ed egittologo, è agnostico. Una persona non del tutto convinta dell'esistenza di Dio. Eppure vede chiaramente le testimonianze archeologiche dell'esistenza dei biblici Giuseppe e Giacobbe e dei primi israeliti nella regione del delta del Nilo. Rohl crede che a molti egittologi siano sfuggite le prove dell'Esodo perché le hanno sempre cercate nel periodo storico errato. Mentre molti studiosi pensano che gli eventi dell'Esodo siano avvenuti durante il Nuovo Regno, la visione di David Rohl lo collocherebbe in un periodo totalmente diverso, ovvero nei primi anni del Medio Regno, in cui sostiene siano visibili le prove dell'Esodo. Volevo che mi spiegasse perché fosse arrivato a una conclusione tanto diversa da quella di Manfred Bitak riguardo a Giuseppe e ai primi israeliti. Mi dica, chi è Manfred Bitak?
Bitak è uno dei maggiori archeologi tuttora viventi e ha scoperto uno dei siti più importanti del Delta orientale, una città chiamata Avaris, situata nella terra di Goshen, come la chiama la Bibbia, e io credo sia il luogo in cui vissero Giuseppe e i suoi fratelli. Io ho incontrato Bitak. Sì. E lui non ha detto questo. Ha detto che non ci sono prove dell'esodo al tempo di Ramses. La maggior parte degli studiosi sostiene che nella città di Pi Ramses non ci fossero abitanti provenienti dall'Asia occidentale, ma basta scavare un po' più in profondità per trovare una città piena di asiatici. Sì, ma la Bibbia dice che è successo ai tempi di Ramses. Mm-hmm. Lei che intende? Intendo dire che la particolare menzione della costruzione della città di Pi Ramses è quello che noi chiamiamo un anacronismo, cioè qualcosa che è stato aggiunto più tardi da un revisore. Quindi, secondo il revisore, gli israeliti avevano costruito in quel punto la città che noi conosciamo come Pi Ramses, ma che in passato si chiamava Avaris. Quindi le persone conoscevano la zona, la regione? I personaggi della Bibbia sapevano dove fosse Pi Ramses e quindi anche dove i loro antenati avevano costruito la città. Ho anche scoperto che la Bibbia, nel libro della Genesi, usa la parola Ramses centinaia di anni prima che esistessero il faraone o la sua città, per descrivere la terra in cui era insediata la famiglia di Giuseppe. Quindi, se il nome Ramses nella Genesi non si riferisce all'epoca del faraone Ramses II, allora perché la parola Ramses nel libro dell'Esodo dovrebbe avere un valore diverso? Avaris è la città che giace al di sotto della biblica Pi Ramses, nel Nuovo Regno, Avaris nel Medio Regno, tredicesima dinastia, giace sotto la città menzionata nella Bibbia. Dunque Bitak scopre un'enorme popolazione di ceppo semita, di cultura semita, che ha vissuto ad Avaris per diverse centinaia di anni e che alla fine di questo periodo se ne va e abbandona la città. Non importa cosa dica Manfred, a me sembrerebbero proprio gli israeliti. Beh, lui a me ha detto che non ci sono collegamenti. Analizziamo le prove in nostro possesso. Proprio all'inizio, nel cuore di questa piccola comunità, alla fine della dodicesima dinastia, vediamo comparire strutture abitative siriane. Gli austriaci le chiamavano Mittelsaal. Questo tipo di abitazione è tipica del nord della Siria, da dove proveniva Abramo. È esattamente lo stesso stile con cui Giacobbe avrebbe costruito la propria casa in Egitto. E sappiamo che gli israeliti andavano tutti a cercare moglie a Carre. Quindi sembra che la civiltà presente in Egitto arrivi dal nord della Siria. Quindi qual è il collegamento con Giuseppe ad Avaris? Dunque, una volta costruita quella che possiamo chiamare la casa di Giacobbe, per qualche motivo viene rasa al suolo e al suo posto viene edificato un palazzo. Stavolta l'architettura è egizia, ma non lo sono gli abitanti. Il palazzo aveva cortili, colonnati, sale delle udienze, c'era anche una sala della vestizione. Apparteneva sicuramente a un dignitario molto importante, perché la concessione di un palazzo del genere era senza dubbio una ricompensa per qualche servizio. Nel giardino sul retro, gli archeologi hanno rinvenuto 12 tombe, sovrastate da cappelle commemorative. Ci sono 12 tombe. E questo che significherebbe? Ci pensi un attimo. Quanti erano i figli di Giacobbe e quante erano le tribù? 12 tribù. Esatto. E un altro fatto incredibile è che il palazzo aveva una facciata, un portico con 12 pilastri. Dunque abbiamo 12 figli, 12 tribù, 12 pilastri e 12 tombe. Interessante. Già, sono tutte coincidenze? Una di queste tombe era molto speciale, perché è una piramide. Questo è un fatto straordinario, perché all'epoca solo i faraoni e le regine avevano come tombe le piramidi. Eppure la persona sepolta lì non era un re, ma era stata onorata con una sepoltura da re. E dentro la cappella commemorativa c'era una statua. E la statua rappresenta un uomo con i capelli rossi e la pelle gialla e pallida. È l'iconografia con cui gli egizi rappresentavano i settentrionali. Aveva un bastone da lancio su una spalla, simbolo inconfondibile di una carica, fatto apposta per questo ufficiale asiatico che viveva nella terra di Goshen. E sul retro della spalla vediamo dei residui di vernice, strisce colorate di una veste variopinta. E questo combacia con la storia biblica di Giuseppe. La veste variopinta dimostra che era il preferito del padre. Questa veste diventa quasi il suo emblema. Sa se ci sono altre statue come questa in Egitto?
Non c'è niente di simile in tutta la storia dell'Egitto, niente di niente. David Roll non è l'unico a notare un collegamento con Giuseppe ad Avaris. Mahony è andato a far visita al professor Charles Ayling, un egittologo che ha esaminato gli avvenimenti dell'Esodo e la loro connessione con l'Egitto. È insolito che in una tomba ci fosse una statua? No, ma è insolito trovarne una così grande. Quella statua è alta circa il doppio di un essere umano. E cosa significa quando la statua è così grande? Che quella persona era molto importante. Ovviamente non si tratta della tomba né del palazzo di un faraone, ma analizzando i frammenti della statua possiamo dedurre la nazionalità dell'uomo che viveva lì. Ci sono tre cose che spiccano: l'acconciatura che aveva, che noi spesso definiamo acconciatura a fungo, l'arma che portava sulla spalla, che si chiama bastone da lancio, che sarebbe simile a un boomerang australiano, e poi il colore della pelle, che è gialla. Tutte queste cose indicherebbero che quella persona era siro-palestinese. Dottor Ayling, lei pensa che sia Giuseppe? O è Giuseppe, oppure è una persona che ha avuto una carriera incredibilmente simile a quella di Giuseppe. È una cosa rara trovare un manufatto del genere in quel periodo. Quella dell'Esodo è una storia che parla della nascita di uno Stato. Per Mahony era giunto il momento di andare in Israele. In questo modo ebbe la rara opportunità di conoscere l'allora presidente israeliano Shimon Peres e di conoscere la sua opinione in merito al personaggio di Giuseppe e alla sua ascesa dalla schiavitù alla corte del faraone. Se consideriamo quanto riportato nella storia, Dio l'aveva scelto per una missione? Ho letto da qualche parte che, secondo Tolstoi, la storia di Giuseppe, dei suoi fratelli e del loro arrivo in Egitto è il racconto più sensazionale mai scritto nella letteratura mondiale. Giuseppe fu il primo consigliere ebreo della storia e fece da consigliere all'impero più potente di questa parte del mondo. Conquistava il cuore di chiunque incontrasse, uomo o donna che fosse. Con l'aiuto di Dio, Giuseppe fu in grado di salvare l'Egitto, avvisando tutti di un'imminente calamità. 7 anni di abbondanza sarebbero stati seguiti da 7 anni di terribile carestia. Il faraone rimase talmente colpito che incaricò Giuseppe di occuparsi dei preparativi in vista della carestia e lo nominò suo vice alla guida dell'intero regno. Riuscì a predire il futuro interpretando i sogni del faraone, in cui del bestiame fuoriusciva dalle acque del Nilo. Prima di tutto uscirono 7 vacche grasse e poi 7 vacche magre che divorarono le 7 vacche grasse. È una storia straordinaria, ma la chiave di lettura è che le vacche erano uscite dal Nilo, che era la causa sia dell'abbondanza che della carestia. Se l'interpretazione di David fosse corretta, allora il regime del fiume potrebbe essere stato il suo asso nella manica. Esiste un corso d'acqua che collega il Nilo all'oasi del Fayum, una grande zona lacustre, chiamata Bar Yusef, che significa canale di Giuseppe, e risale a migliaia di anni fa. E secondo lei perché quel canale si chiama così? Perché penso che sia stato lui, in quanto visir d'Egitto, a volere la costruzione del canale che fu scavato per deviare metà delle acque del Nilo nel bacino del Fayum, in modo da ristabilire livelli ottimali per la crescita del raccolto. È ancora visibile? Oggi è ancora in uso e la costruzione di questo sistema di deviazione dell'acqua risale allo stesso periodo dei primi insediamenti ad Avaris. Giuseppe accumulò tutti i cereali raccolti durante i 7 anni di abbondanza in Egitto. Ne accumulò tanti quanti granelli di sabbia del mare. E poi arrivò la carestia nell'intera regione. E solo l'Egitto aveva il pane. Così tutti gli altri si recavano da Giuseppe per ottenere il necessario per sopravvivere. Quando i soldi finirono, vendettero il bestiame. Quando finì il bestiame, vendettero la terra e alla fine vendettero anche se stessi. Così, alla fine dei 7 anni, il faraone si era impadronito di ogni cosa in Egitto. Mahony voleva sapere se si fosse mai verificata una cessione di ricchezza e potere dal popolo egizio al faraone.
Così è andato in Pennsylvania per incontrare un archeologo che ha trascorso molti anni a studiare l'esodo e la conquista. Parliamo del dottor Bryant Wood. Se analizziamo la storia degli Egizi, notiamo che è successo qualcosa di molto significativo in questo esatto periodo. L'Egitto dell'epoca era diviso in zone chiamate nomoi, una sorta di distretti dislocati in tutto il paese, e i capi di questi nomoi possedevano una ricchezza spropositata e un potere enorme. Poi si arriva a un punto in cui improvvisamente cambia tutto e la ricchezza si concentra totalmente nelle mani del faraone. Cosa mai può essere successo? Se andiamo a leggere i libri di storia egizia, non troviamo una spiegazione. Non si sa che cosa sia successo né come sia successo. Eppure ci fu questo netto cambiamento socio-economico. Lei cosa ne pensa? Beh, la risposta la troviamo nella Bibbia. Ed è la strategia di Giuseppe riguardo alla carestia, che concentrò tutta la ricchezza sul faraone, il che combacia perfettamente con la storia egiziana. David crede che questi eventi siano accaduti durante i regni di due importanti faraoni del Medio Regno. Il momento chiave si colloca durante la correggenza di Sesostri III e suo figlio Amenemhat III. Credo che sia questo il periodo di carestia e che il faraone di Giuseppe sia Amenemhat. Questo faraone viene raffigurato con il volto corrucciato e con le orecchie all'infuori in modo da poter ascoltare i problemi del popolo. Non è raffigurato con la stessa espressione serena con cui sono rappresentati tutti gli altri faraoni venuti prima e dopo di lui. E io credo che questo sia un indicatore del fatto che ai suoi tempi l'Egitto stava attraversando dei problemi seri. E costruì la sua piramide proprio accanto a Bar Yosef, il canale di Giuseppe. La quantità di reperti archeologici corrispondenti al primo step dell'arrivo in Egitto nella sequenza biblica a Maoni sembrava enorme. La casa in stile siriano che apparve sul delta del Nilo insieme al palazzo faraonico destinato a un alto dignitario semita proveniente dalla Cananea che indossava una veste variopinta. Il canale di Giuseppe, contemporaneo allo sviluppo di Avaris. La fine dell'influenza e della ricchezza dei governanti regionali, man mano che il potere si concentrava nelle mani del faraone. Per di più, questi eventi sono raggruppati in un periodo in cui il faraone viene raffigurato con un'espressione preoccupata e unica nel suo genere, segni rivelatori di un regno in difficoltà. Perché non abbiamo mai saputo di queste scoperte? Perché nella linea temporale seguita dagli studiosi questi eventi accadono troppo presto per riferirsi agli israeliti. Io invece dico chiamiamo le cose con il loro nome. Nella tomba a piramide di Avaris, gli scavi hanno portato a galla un'altra testimonianza importante. L'indizio cruciale per me, quello che conferma che l'uomo con la veste variopinta è Giuseppe, si trova nel racconto dell'Esodo. Quando Giuseppe è sul letto di morte, dice ai suoi compagni che quando se ne andranno, dovranno portare il suo corpo nella terra promessa. Quello che corrisponde ancor più incredibilmente alla storia è che la piramide era vuota quando è stata rinvenuta dagli archeologi. Non conteneva nulla, a parte i frammenti della statua. Non c'erano ossa, né offerte funebri, né il legno del sarcofago. Era stata ripulita. Quindi è stata profanata? Non è stata profanata. Quale saccheggiatore porterebbe via le ossa? È risaputo che le ossa di per sé non hanno valore. Nessuno prende le ossa, tranne le persone che trattano il defunto con rispetto. Il corpo è stato rimosso insieme a tutti gli oggetti tombali. Io credo che quella sia la tomba di Giuseppe, la tomba piramidale di Giuseppe, omaggiato dal faraone con una statua colossale. Così quando Mosè decise di condurre il suo popolo fuori dall'Egitto, si assicurò di mantenere la promessa fatta a Giuseppe di portare le sue spoglie a Sichem e di seppellirle nella terra promessa. Questo luogo, fotografato nel 1800, è il punto in cui molti credono che le ossa di Giuseppe siano state definitivamente sepolte nell'antica città di Sichem, in Cananea. La città è conosciuta al giorno d'oggi come Nablus, in Cisgiordania, dove la tomba è stata oggetto di forti tensioni politiche e religiose. L'esodo è circondato da controversie per varie ragioni. Perfino il fatto che David Roll parli di prove specifiche dell'esistenza di Giuseppe e dell'arrivo dei primi israeliti in Egitto è archeologicamente discutibile.
perché lo si collocherebbe in un'epoca antecedente a quella convenzionalmente stabilita. Ma in quel momento non mi interessava. Ero determinato ad attenermi alle linee guida della mia indagine, alla ricerca delle prove ovunque potessero esistere. Poi David Roll ha iniziato a raccontare la notevole espansione che si verificò ad Avaris, che combacia con lo step successivo della sequenza, quello che la Bibbia descrive come moltiplicazione fuori dall'ordinario. Così Giuseppe muore e dopo di lui i suoi fratelli e tutta la sua stirpe. E gli israeliti si moltiplicano in maniera fiorente ed eccezionale, fino a riempire tutta la zona. Abbiamo un territorio vergine, totalmente privo di popolazione, dove improvvisamente si insedia un gruppo ristretto di semiti, con una decina di case o poco più, diciamo in tutto una settantina, un centinaio di persone. E nel giro di 3 o 4 generazioni la città diventa enorme, diventa una delle città più grandi del mondo antico. Era una città fondata da stranieri nel delta del Nilo e accettata dal regno egizio. A questo punto non possiamo parlare di schiavi. Parliamo di una popolazione semita che arriva e si insedia, si porta le proprie greggi e si sviluppa tanto da diventare ricca e benestante. Sappiamo che c'era una grossa fetta di popolazione di provenienza semita, giunta probabilmente dalla Siria e dalla Cananea, più o meno nella prima parte del secondo millennio avanti Cristo. I loro resti sono stati rinvenuti in numerosi siti. Alcune tombe appartengono chiaramente a dei semiti. Ne siamo certi per le ceramiche, il tipo di armi, perché questi non sono pugnali egizi e in alcuni casi con i defunti venivano seppelliti degli asini e non era un'usanza egiziana. Non possiamo ammettere con certezza se fossero ebrei, anche perché non riusciremo a distinguere un ebreo da un cananeo, culturalmente parlando. Mahoney si è recato a Bristol, in Inghilterra, per incontrare uno studioso in possesso delle informazioni riguardo all'espansione di questo popolo nel delta del Nilo. John Binsom è docente di storia del Vecchio Testamento al Trinity College di Bristol. È specializzato in storia biblica e nell'archeologia essa relativa. Binsom vede un chiaro collegamento fra la crescita dei siti semiti nel delta e il racconto biblico. Quanti siti ci sarebbero stati? Ci sono circa una ventina di insediamenti sparsi nella terra di Goshen, luogo in cui la Bibbia dice che si siano insediati gli israeliti. Molti siti non sono stati ancora del tutto portati alla luce. Sono simili al sito di Avaris? E finché non inizieranno gli scavi, non sappiamo ancora se siano così grandi. Il sito stesso di Avaris, nessuno sapeva quanto sarebbe stato grande fino all'inizio degli scavi. Quindi potrebbero esserci molte prove in quel terreno che aspettano solo di essere scoperte e che potrebbero fare ancora più luce su questo periodo di insediamento asiatico. L'unico periodo in cui l'archeologia registra un gran numero di semiti presenti nell'antico Egitto è precedente nel Medio Regno, che è incredibilmente diverso dal Nuovo Regno, all'epoca di Ramses, quando invece non ce n'è traccia. La domanda è: nel Medio Regno ci sono anche le prove del prossimo passo della sequenza biblica, la schiavitù? Cecil Blount DeMille descrisse questa schiavitù in 2 suoi film famosi, entrambi intitolati I 10 comandamenti. Nonostante a Hollywood piaccia dare risalto agli israeliti che spostano enormi blocchi di pietra, nella Bibbia non si parla di questo. Sale al potere un nuovo faraone che non si ricorda di Giuseppe e che schiavizza quelle persone perché sono diventate troppe e rappresentano una minaccia. Così le mette a lavorare e peggiora le loro vite costringendole a costruire le città deposito di Pitom e Piramses e a realizzare dei mattoni fatti di fango e paglia. Era interessante vedere questo tipo di manufatto in diverse parti dell'Egitto.
Questi mattoni sono stati plasmati dalle mani degli schiavi israeliti? Mansur mi ha ricordato che questa tipologia di mattoni è sempre presente nel corso della storia egiziana e non prova alcuna connessione con gli israeliti. Ma ci sono prove della schiavitù che corrispondono alla Bibbia ad Avaris, la città antica sotto Piramses? David, cosa rivela l'archeologia in questo sito? Rivela una situazione di prosperità, seguita da un'assenza di prosperità e un peggioramento della qualità della vita. Nelle ossa rinvenute nelle tombe di questi individui si riscontrano le linee di Harris, che indicano carenza di cibo. Erano diventati poveri e morivano tra i 32 e i 34 anni. Qual è il meccanismo che potrebbe indicarci perché vivessero così poco? La risposta più ovvia è la schiavitù. La descrizione della schiavitù era veramente orribile, scoraggiante. Avevano preso un intero popolo e l'avevano trasformato in un gruppo di uomini non più umani, adatti solo a lavorare. Loro volevano essere liberi. Successivamente, la Bibbia ci dice che più gli ebrei vengono oppressi e più si moltiplicano e si espandono nel resto della terra d'Egitto. Il faraone dà l'ordine ai suoi sudditi egizi di gettare nel fiume tutti i bambini maschi ebrei appena nati. È in questo periodo che nasce Mosè. E sua madre, per paura che venga ucciso, lo nasconde in una cesta e lo lascia fluttuare tra i giunchi del fiume Nilo. Ma Dio veglia sul piccolo Mosè. E quando la figlia del faraone si reca al fiume per fare un bagno, lo trova, lo adotta e lo chiama Mosè, che significa salvato dalle acque. Esiste qualcosa nell'archeologia egizia che possa riflettere questo dettaglio biblico, l'uccisione dei neonati ebrei maschi? In questo periodo si comincia a riscontrare un aumento delle sepolture infantili nel sito. Di norma in un cimitero della media età del bronzo si riscontra un 25% circa di tombe di bambini, ma in questo caso la cifra subisce un'impennata vertiginosa. David mi ha mostrato i verbali dello scavo di Avaris, in cui il team di Bitak aveva registrato un tasso di mortalità neonatale estremamente alto. Quando sono state identificate tutte le tombe dei bambini al di sotto dei 10 anni, è stato riscontrato che quasi il 50% era morto nel corso dei primi 3 mesi di vita. Ok, allora magari si è trattato soltanto di un'epidemia che ha colpito in particolar modo i neonati, ma quando sono state esaminate le tombe di quelli che avevano raggiunto l'età adulta, si è notato che il 60% erano femmine e il 40% maschi. Sembra che la parte maschile della popolazione fosse in minoranza. Il massiccio incremento di sepolture infantili ad Avaris poteva essere la prova dell'uccisione dei neonati israeliti maschi? È una riflessione intrigante, ma mi ha intristito pensare a come potesse essere stato l'assassinio di migliaia di bambini innocenti. Per generazioni, la storia dell'Esodo ha dato speranza, nella loro ricerca della libertà, alle persone di tutto il mondo, ispirate dalla liberazione degli schiavi dalla nazione più potente della Terra. Ma le speranze e i sogni di tutte queste persone si basavano solo su una leggenda. Chi mai inventerebbe una storia in cui i propri antenati siano degli schiavi? Riesco a immaginare qualcuno che dica che i suoi antenati fossero principi, oppure grandi mercanti, che i suoi antenati fossero, insomma, persone meravigliose, gloriose, nobili, ma schiavi? E perché? Insomma, se proprio devi inventarti una storia, puoi fare sicuramente di meglio. E se niente di tutto ciò fosse successo? Come si spiega un papiro egizio con una lista di nomi di schiavi che sembrano provenire direttamente dalle pagine della Bibbia?
C'è un documento in particolare che è piuttosto sorprendente, chiamato Il papiro di Brooklyn, che è praticamente una lista dei servitori di una corte. Elenca più di un centinaio di persone registrate come schiavi in Egitto. Se osserviamo quei nomi, il 70% è di origine semita e si possono distinguere nomi israeliti, tra cui Menahem o Issachar e Aser, i nomi di due delle tribù di Israele. Shifra, una delle levatrici ebree della storia dell'Esodo, è un altro dei nomi presenti in questo documento. Sono schiavi ebrei, israeliti, e li troviamo in un papiro della 13ª dinastia, non della 19ª dinastia, non del periodo di Ramses II nel Nuovo Regno, bensì della 13ª dinastia nel Medio Regno. E questo per lei cosa significa? Che ci dice? Questa è una prova tangibile del periodo in cui gli israeliti erano schiavi in terra d'Egitto. Quando si ha un testo, improvvisamente si crea anche la storia. L'archeologia va interpretata, ma quando c'è un testo, le cose cambiano. In questa lista di schiavi ci sono principalmente donne, il che corrisponde al numero delle tombe ad Avaris. Il fatto che abbiano continuato a moltiplicarsi nonostante l'oppressione, la schiavitù e nonostante l'uccisione dei figli maschi dimostra semplicemente che si stava svolgendo un piano divino e che quello era un evento miracoloso. La cosa che non capisco è perché la maggior parte degli egittologi ignori il papiro di Brooklyn. Nonostante tutti riconoscano che quella sia una lista di schiavi semiti e che i nomi che vi compaiono sono nomi israeliti, non può trattarsi di israeliti, perché siamo nel periodo storico sbagliato. Quindi gli schiavi citati nel papiro di Brooklyn non possono essere israeliti. Per questo non viene considerato? Viene messo da parte e giudicato come l'ennesima coincidenza. Dunque sembrano esserci prove tangibili sia della moltiplicazione che della schiavitù, di cui parla la sequenza biblica. L'indicazione di una rapida espansione della popolazione semita ad Avaris, l'unico momento nella storia egizia in cui ci sono prove di semiti che dominano il delta del Nilo. Costoro all'inizio sono liberi, potenti e ricchi, ma in seguito sono vessati dalla povertà e dalla malnutrizione. C'è un forte incremento del numero di sepolture infantili. Verso la fine di questo periodo viene stilata una lista di schiavi, molti dei quali hanno nomi ebraici. E tutto questo accade 400 anni prima del previsto, se l'esodo fosse avvenuto sotto Ramses. E se tutte queste scoperte nel Medio Regno non fossero coincidenze? E se l'esodo fosse veramente avvenuto molto prima del regno di Ramses? Per capire se sia davvero così, dovrei guardare più da vicino i dettagli del racconto biblico che riguarda il passo successivo della sequenza. La condanna dell'Egitto e la liberazione degli israeliti dalla schiavitù. La Bibbia narra che Mosè fuggì nella terra di Madian. Dopo 40 anni, durante i quali visse come pastore, Mosè incontrò Dio per la prima volta. Mosè vide un cespuglio in lontananza. Stava bruciando, ma non si consumava. Così, incuriosito, si avvicinò per capire cosa fosse. E Dio disse: "Non avvicinarti, togliti i sandali, perché questa è terra santa." Poi aggiunse: "Ho visto certamente la miseria del mio popolo in Egitto e ho anche udito il suo grido." Come un pastore che porta in salvo le proprie pecore, Dio incaricò Mosè di tornare in Egitto e di dire al faraone: "Lascia andare il mio popolo in modo che possa servirmi." Mosè andò dal faraone, ma il faraone non lo ascoltò e si rifiutò di lasciare andare il suo popolo, e così Dio inviò la prima di una serie di terribili piaghe ai danni della terra d'Egitto. Ne
Nel quinto capitolo dell'Esodo, il Dio di Israele dice: lascia andare il mio popolo. E il faraone risponde: chi è il Signore? Chi è Geova? Chi è Yahweh? E perché devo ascoltare la sua voce? Chi è veramente il Dio a cui bisogna obbedire? Chi è colui che controlla ogni cosa? E nella visione egizia era il faraone, il dio dello stato d'Egitto. Era lui il responsabile dell'ordine cosmico, del flusso appropriato del Nilo, del sorgere del sole, della fertilità dei campi e così via. Ora c'è il dio di Israele, il dio della creazione, il dio della Bibbia, che dice: no, aspetta, non sei tu che controlli tutto, sono io. Così comincia col Nilo e finisce col sole, alla nona piaga. E il faraone si rende conto che queste due cose che dice di poter controllare non sono in suo potere. Dio proteggeva i figli di Israele da queste piaghe, mentre il resto del paese ne veniva devastato, al punto che gli stessi servitori del faraone lo implorarono, ammettendo che si trattava della mano di Dio e che stava mandando l'Egitto in rovina, ma il faraone non cedette. Sapeva che l'Egitto dipendeva dal lavoro di quegli schiavi stranieri. In Israele, Maoni ha avuto il privilegio di parlare anche con il primo ministro. Nonostante sia considerato da tutti una figura politica, Benjamin Netanyahu è anche un autore e uno storico, come suo padre. Mi parli dell'effetto che l'esodo ha avuto sulle civiltà negli ultimi 3.000 anni. Mosè fu il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Ricordiamo che nell'antichità c'erano dei grandi imperi basati su un unico principio, cioè la schiavitù. E Mosè lo mise in dubbio due volte. Lo mise in dubbio una volta quando prese la sua gente che era stata schiavizzata in Egitto, la liberò e la guidò verso la terra promessa. E lo mise in dubbio una seconda volta quando fornì all'umanità intera un codice etico secondo cui non è il re o l'imperatore a dettare legge, ma una legge superiore. E queste erano idee assolutamente rivoluzionarie. Il testo prosegue raccontando che Dio inviò la decima e ultima piaga per forzare la mano del faraone. La morte dei primogeniti, sia tra gli uomini che tra gli animali. Il Signore disse agli israeliti che ogni famiglia doveva macellare un agnello e segnare le imposte delle porte con il suo sangue. E in quella notte terribile, la morte tralasciò tutte le porte marchiate con il sangue d'agnello. Ma in ogni casa non segnata, tutti i primogeniti morirono. Si sentirono grida e pianti in tutte le case degli Egizi, perché ogni famiglia aveva subito una perdita. La decima piaga, la morte dei primogeniti, colpì tutti. Quella notte morì anche il primogenito del faraone. E la forza di volontà degli Egizi andò in pezzi. La decima piaga smussò l'atteggiamento sprezzante del faraone nei confronti di Dio e finalmente lasciò andare Mosè e il suo popolo. Ma poi cambiò idea e fece inseguire gli israeliti dal suo esercito. Arrivati al mare, Dio separò le acque così che il suo popolo potesse fuggire, mentre l'esercito egizio veniva annientato. Ogni anno, le famiglie ebree di tutto il mondo festeggiano la liberazione di Israele dall'Egitto durante la festività della Pasqua ebraica. I documenti confermano che la Pasqua ebraica viene osservata da migliaia di anni.
Molti sostengono che le sue origini sarebbero difficili da spiegare se non fosse basata su eventi realmente accaduti. Mentre era a Gerusalemme, Maoni è andata a parlare con il rabbino David Hartman, fondatore dello Shalom Hartman Institute. Ogni anno celebriamo l'Esodo come se fossimo lì. Noi eravamo schiavi del faraone in Egitto e festeggiamo platealmente il rituale della Pasqua ebraica, come se vi avessimo partecipato. Quindi c'è sempre un rinnovamento, c'è sempre il rinnovo dell'offerta, un nuovo spirito nella storia dell'Esodo ebraico. Perché ricordando l'Esodo, ricordiamo che nei momenti bui della storia, Dio nostro Signore ha in qualche modo reso possibile, tramite Mosè, la nostra liberazione. E allora quelli che pensano che l'Esodo non sia mai avvenuto? Il noto archeologo israeliano Israel Finkelstein è un esperto di storia antica della terra di Israele. Nel suo autorevole libro Le tracce di Mosè ha affermato che l'Esodo non è avvenuto nella maniera descritta dalla Bibbia. Sostiene che essa sia basata su ricordi confusi degli avvenimenti, scritta per ragioni politiche secoli più tardi. Lei crede nella celebrazione della Pasqua ebraica? Certo, e festeggio sempre la Pasqua ebraica. Più che altro io faccio una distinzione tra quella che è la mia vita privata, la mia vita da studioso, e la mia vita da individuo facente parte di una famiglia. Faccio una distinzione molto chiara tra lo studio e la tradizione. Quando mi siedo a tavola per la Pasqua ebraica e leggiamo tutti insieme la Haggadah, quella sera si scrive la storia dalla A alla Z, storia pura. Perché la storia non è solo quella dei tempi di Mosè, è chiaro? La storia è anche quella che parla di tutte le generazioni dei miei progenitori che si sono seduti allo stesso tavolo per la Pasqua ebraica nello stesso momento a recitare la Haggadah. Anche quella è storia. E questo significa che io faccio parte di qualcosa di più grande, che continua generazione dopo generazione, ed è importante per me. Quindi sì, la risposta è che va fatta una chiara distinzione fra le due cose. Cosa ha da dire a chi si preoccupa all'idea che queste storie non siano avvenute come sono state scritte? Gli direi che non è così importante. Se questi fatti non sono successi esattamente in quel modo, non ha importanza. Credo che sia più importante capire il significato dell'Esodo, la morale dell'Esodo. Il rabbino Wolpi ha detto che il lavoro del professor Finkelstein ha influenzato pesantemente il suo pensiero. L'idea dell'Esodo e la rivelazione, comunque la si configuri, è centrale nella tradizione ebraica, ma questo non vuol dire che sia obbligatorio credere che la Torah costituisca un resoconto storico. Non credo che la Torah sia un libro di fatti storici, è un libro che va oltre i fatti. Tuttavia, John Bimson la vede in maniera diversa. La storia e la teologia sono fortemente intrecciate nella Bibbia. Se togliessimo la base storica, allora la priveremmo di gran parte della sua verità teologica. Molte delle notizie riportate nel Vecchio Testamento in merito alla figura di Dio e ai motivi della chiamata di Israele si intersecano con la storia di questo popolo che, una volta lasciato l'Egitto, ha raggiunto la terra promessa. Quindi la storia e la teologia sono intrecciate indissolubilmente nella Bibbia. Dopo più di un decennio di ricerche, la conclusione è questa. I racconti della Bibbia sono storie vere o sono semplicemente le tradizioni di un popolo devoto? Se le punizioni fossero avvenute nel modo descritto dalla Bibbia, la società egizia sarebbe crollata. Dopo il collasso dell'agricoltura, la perdita dei primogeniti, l'assenza della forza lavoro e la mancanza dell'esercito. In effetti, Mosè affermò che l'Egitto, 40 anni dopo l'Esodo, stava ancora soffrendo per la sconfitta.
I critici sono pronti a sottolineare che in Egitto non ci sono testimonianze delle punizioni e della devastazione, mentre altri sostengono l'esistenza di un documento egizio che fornirebbe una testimonianza oculare del caos derivante dalle piaghe che portarono all'esodo. Moni è andato in Olanda per incontrare il curatore del Museo archeologico di Leida, dove è conservato il papiro in questione. Tuttavia, l'egittologo Maarten Raven non vede prove dell'esodo né in questo documento né altrove. La storia dell'esodo viene descritta nel Vecchio Testamento. Fa parte della storia nazionale del popolo ebraico, o così dicono. Non ci sono prove indipendenti che dimostrino che si tratti di un evento storico realmente accaduto. Possiamo crederci perché crediamo nella Bibbia? Non ci sono fonti egizie che lo descrivono, non ci sono altri documenti, non esistono fonti archeologiche che possano dimostrare che si sia trattato di un esodo di massa. Anche la posizione di Raven è la stessa condivisa da molti egittologi moderni. Ma altri studiosi ipotizzano che le descrizioni rinvenute in questo documento egizio riportino delle notevoli somiglianze con le piaghe della Bibbia, ma dal punto di vista degli Egizi. Redatto da uno scriba di nome Ipuer, il papiro, noto come le ammonizioni di un saggio egizio, descrive poeticamente una serie di calamità e il seguente disordine a esse collegato. Ipuer, noi non sappiamo chi fosse. Ma era sicuramente qualcuno che poteva rivolgersi a Sua Maestà, il Faraone. Esiste solo una copia di questo testo specifico ed è conservata qui al Museo di Leida. È un resoconto molto, molto intenso, o un presunto resoconto, di quello che successe in Egitto quando si verificò il crollo del potere centrale. Molti credono che il crollo del potere dell'Egitto corrisponda esattamente a quello che sarebbe successo per via delle piaghe dell'Esodo. E man mano che confrontavo il libro dell'Esodo con gli scritti di Ipuer, anch'io mi lasciavo incuriosire dalle somiglianze. Per convincere il faraone, Dio disse: prendi dell'acqua dal Nilo e versala sulla terra asciutta. Non appena toccherà terra, si trasformerà in sangue. Ecco. L'Egitto è caduto al riversarsi dell'acqua. E colui che ha versato l'acqua sulla terra coglie la potenza nella miseria. E tutta l'acqua del Nilo si trasformò in sangue. E i pesci del Nilo perirono. E il fiume emanava un fetore tale che il popolo d'Egitto non poté più berne l'acqua. Il fiume è sangue. Se bevi la sua acqua, perdi la tua umanità e con essa la tua sete d'acqua. Tutto il bestiame degli Egizi perì. Il fuoco venne giù dal paradiso e il Signore mandò la grandine a invadere la terra. Anche l'orzo e il lino furono distrutti. Persa è l'abbondanza dell'orzo. Le riserve di cibo scarseggiano. I nobili fanno la fame e soffrono. Coloro che avevano rifugio vagano nell'oscurità della tempesta. Io non vedo alcun collegamento tra il papiro di Ipuer e il racconto delle piaghe d'Egitto. È in un certo senso, in modo molto indiretto, la testimonianza oculare di un periodo storico. Finge di essere un resoconto, ma in realtà non lo è. A mezzanotte il Signore colpì ogni primogenito nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito del prigioniero nelle segrete. Ecco, il flagello invade la terra. Il sangue è ovunque e non mancano i cadaveri. Tutti seppelliscono i propri fratelli. Povero me per il dolore di questo tempo. Si udì un grido alzarsi in tutto l'Egitto perché non c'era casa dove non ci fosse un morto. Le urla sono in tutto il paese, mescolate ai lamenti.
Dobbiamo convincerci che questo autore non può aver visto tutte queste cose. O le ha immaginate oppure ha preso ispirazione da altre opere simili di letteratura propagandistica. Perché è molto fantasioso. Sì, è molto fantasioso. Ma lui non le ha viste, le ha solo immaginate. Non bisogna confondere questo documento con il messaggio della Bibbia, delle 10 piaghe. Quella è una storia piuttosto diversa. Che si siano verificate o meno è irrilevante. È un bellissimo documento letterario in cui appare un dio furioso che ha punito gli egizi. Ma questo è soltanto un cliché letterario. La scomparsa Miriam Lichtenstein, un'importante egittologa, aveva escluso la possibilità che il papiro, le ammonizioni di Ipuwer, si riferisse a una calamità naturale reale. In accordo con altri studiosi, ammise quanto segue. La descrizione del caos nelle ammonizioni è intrinsecamente contraddittoria, pertanto storicamente impossibile. Da una parte si dice che la terra soffrisse di una totale carestia, dall'altra si descrive come i poveri fossero diventati ricchi, di come indossassero bei vestiti e in genere del fatto che disponessero di tutto ciò che una volta apparteneva ai padroni. Tuttavia, se leggiamo il racconto biblico, diventa chiaro come questa apparente contraddizione si sia potuta verificare. Mosè disse agli israeliti di chiedere agli egizi gioielli d'oro e d'argento e vestiti. La gente viene privata degli abiti. Gli schiavi prendono ciò che trovano. Oro, lapislazzuli, argento e turchesi compaiono al collo delle schiave. Il Signore diede il suo favore al popolo eletto a tal punto che gli egizi dovettero cedere ad ogni richiesta, così la terra d'Egitto fu saccheggiata. Il punto preciso che Miriam Lichtenstein riteneva contraddittorio e pertanto storicamente impossibile è il dettaglio che corrisponde al testo biblico nel modo più specifico. Ma Martin rimane dubbioso e mi svela il motivo del suo scetticismo. È fuori discussione che si possa riferire proprio a quell'evento. La cronologia convenzionale sostiene che l'esodo abbia avuto luogo durante il periodo in cui regnava Ramses in Egitto. Forse intorno al 1200 avanti Cristo, mentre il nostro papiro, se guardiamo la grammatica e le figure letterarie, non c'è alcun dubbio che sia stato composto nel Medio Regno, ovvero 6, 7 o 800 anni prima. Ma poi mi sono reso conto che anche tutte le altre prove che avevo analizzato riconducevano al Medio Regno, non ai tempi di Ramses. Era solo l'ennesima coincidenza che quel documento fosse stato originariamente composto nell'unico periodo in cui il delta del Nilo era dominato da una gran quantità di semiti? A quel punto era ovvio per me e il mio team che andare a cercare le prove dell'esodo nel periodo storico sbagliato non avrebbe portato risultati. Quindi Ramses è una figura dominante che impedisce di vedere il collegamento fra queste prove e l'esodo. E per oltre 50 anni tutti i libri, tutti i programmi televisivi e tutti i professori universitari, non convinti del valore storico della Bibbia, si sono basati essenzialmente sulla cronologia, le date presunte dell'esodo e la mancanza di prove al tempo di Ramses II. Ma se si è verificato molto tempo prima del suo regno, allora significa che si sbagliano tutti. Si sbagliano sul faraone e probabilmente anche sul fatto che l'esodo non sia mai avvenuto. Roll ha portato Maoni a vedere la riproduzione di un monumento eretto pochi anni dopo la morte di Ramses da suo figlio Meremptah. È importante perché dimostra che Ramses non poteva essere il faraone dell'esodo, perché alla sua epoca Israele era già una nazione fondata nella terra di Canaan. Dunque, questa è la famosa stele di Meremptah, chiamata anche stele di Israele, e appartiene al re Meremptah. Lassù in alto lo si può notare di fronte al dio Amon.
ed elenca in forma poetica tutte le nazioni conquistate, le nazioni che sono in pace. Ma proprio sul fondo ci sono tre righe fondamentali, che sono quelle in cui troviamo un collegamento con la Bibbia. Leggiamone insieme, va bene? Qui abbiamo due canne che corrispondono al suono Yi o I, ok? Poi c'è il chiavistello, che è la S, una bocca, la R, una A, una E e una L. Israele. Questo è l'unico caso in cui troviamo questo nome su un monumento egiziano. Dopo il nome Israele ci sono queste due figure sedute, una donna e un uomo, con tre tratti sotto di essi. Questi tre tratti stanno per plurale, quindi significa il popolo o la nazione di Israele. E adesso arriva la parte interessante, perché dice Fetki bin Peretef, Israele è devastata, il suo seme non c'è più. Vuol dire che non c'erano più? No, è una specie di maniera poetica per dire che erano stati sopraffatti, sconfitti. O placati? Sì, esatto. Queste frasi qui sono effettivamente frasi poetiche. Quant'è importante, quindi, per la storia dell'Esodo? Per me è molto importante, perché se collochiamo Ramses II o Merempta ai tempi dell'Esodo di Mosè e Giosuè, questo documento non corrisponde. Non parliamo di tribù che vagavano nel Sinai, sperdute nel deserto, nei periodi di migrazione di Mosè e Giosuè. Parliamo probabilmente di un'entità politica. Questo monumento non conferma l'idea che Ramses sia il faraone dell'Esodo, perché è stato scolpito poco dopo la sua morte e riconosce Israele come già esistente in Cananea e facente parte delle potenze più significative dell'epoca, ma non dovrebbe essere così, perché la Bibbia dice che gli israeliti avevano cominciato a conquistare la Cananea solamente 40 anni dopo l'Esodo. Pertanto Ramses non poteva essere il faraone che aveva lasciato andare gli israeliti. Poi Maoni ha scoperto l'esistenza di un'altra iscrizione. Charles Elling l'ha accompagnata a far visita al suo collega, lo storico Clyde Billington, che ha analizzato dettagliatamente questa sua nuova scoperta. Oltre alla stele di Merempta, c'è un altro riferimento a Israele su un frammento della base di una statua custodito nel Museo di Egittologia di Berlino, ed è un reperto che gli studiosi stanno analizzando e valutando solo adesso. Sulla base di questo monumento egizio sono presenti dei nomi cerchiati, ognuno dei quali rappresenta un nemico sconfitto dal faraone in Cananea. Quindi questi erano i popoli sconfitti? Tenga presente che i faraoni esageravano sempre, per usare un eufemismo. Quindi si vanta? Sì, okay. Esatto, si sta vantando. Sta dicendo: ho conquistato questi popoli, controllo questi popoli. Ecco quello che ha causato tutta questa agitazione, perché rappresenta un uomo in catene. E ci dice che costoro sono nemici degli egizi. E il nome qua sotto, nonostante sia parzialmente danneggiato, è stato ricostruito e significa Israele. Questo reperto risale al 1360 circa, quindi rende impossibile collocare l'Esodo più tardi, perché arriva con 100 anni di anticipo. Questa che abbiamo qui è una prova piuttosto schiacciante. Questo nome cerchiato dimostra che gli israeliti avevano già lasciato l'Egitto e si erano stabiliti in Cananea, diventandone i nemici, un secolo prima della presunta data dell'Esodo di Ramses, quindi ovviamente non poteva essere lui il faraone dell'Esodo. Come ulteriore test per verificare se Ramses fosse o meno il faraone dell'Esodo, Maoni doveva scoprire se durante il regno di questo famoso sovrano ci fossero stati grossi problemi, come un improvviso crollo del potere che corrisponderebbe al giudizio biblico dell'Egitto. Io non vedo alcuna testimonianza del fatto che durante il regno di Ramses II ci sia stato un crollo della potenza dell'esercito o del benessere economico del paese. E non vedo niente del genere neanche nel regno del suo successore, Merempta. Quindi in quel periodo c'era una certa stabilità? Sì, c'era una notevole stabilità e non ci sarebbe stata se fossero successe tutte quelle cose. Ma c'è dell'altro. Un fatto ha attirato la mia attenzione. La Bibbia stessa contiene un passaggio che è stato ampiamente ignorato. Colloca l'Esodo centinaia di anni prima del regno del faraone Ramses II. Infatti dice chiaramente che l'Esodo è avvenuto ben 480 anni prima della costruzione del Tempio di Salomone.
La maggior parte degli studiosi concorda nel dire che il re Salomone iniziò a regnare nel 970 a.C., quindi andando indietro di 480 anni significherebbe collocare l'esodo intorno al 1450 a.C., 200 anni prima di Ramses. Eppure, nell'immaginario collettivo, l'esodo continua a essere collocato durante il suo regno. È una data che si basa su indicatori molto vaghi. In realtà questo accade perché la maggior parte degli studiosi considera valida quella data per convenzione, semplicemente perché i periodi antecedenti non rientrano tra i loro interessi. E questo è il motivo per cui non trovano alcuna prova del racconto biblico? Assolutamente sì, e lo trovo profondamente ironico. Se dovessi andare a cercare le prove più consistenti, allora dovrei guardare oltre la teoria dell'esodo di Ramses. Ed è molto incoraggiante, perché significa che gli avvenimenti dell'esodo possono essere spostati indietro di 200 anni. La mia ricerca non è ancora finita, perché questa nuova data biblica, intorno al 1450 a.C., lascia ancora una differenza temporale di 200 anni con la sequenza egizia. Ero intenzionato a trovare una soluzione a tutto questo, e per farlo ho continuato a esplorare la sequenza che sembrava esistere nel periodo precedente. C'è qualche indicazione nel Medio Regno dello step successivo della sequenza biblica? Ovvero un esodo improvviso e massiccio successivo alla morte dei primogeniti? Roll ha detto a Mahoney di un ritrovamento incredibile effettuato ad Avaris. Abbiamo fatto una scoperta straordinaria. Gli archeologi, scavando in questa zona, hanno iniziato a trovare delle fosse nel terreno. E in queste fosse c'erano dei cadaveri che vi erano stati gettati dentro, che non avevano ricevuto una sepoltura formale e non presentavano oggetti tombali. Questi corpi erano stati gettati l'uno sopra l'altro, erano sparpagliati, c'erano braccia e gambe incrociate. Cos'era successo? Perché queste fosse? Bitak pensa che si sia verificata una sorta di calamità, un evento drammatico per cui si sia resa necessaria una sepoltura rapida per paura della contaminazione della popolazione vivente. Erano quindi sepolture d'emergenza. E poi, di punto in bianco, gli altri semiti che vivevano lì all'improvviso raccolgono le loro cose e se ne vanno, abbandonando dietro di sé l'intero tumulo. E non sappiamo per quanto tempo sia perdurata questa rovina. A 190 km a sud di Avaris è stata scoperta un'altra situazione simile nella località di Cahun. Gli archeologi hanno rinvenuto un insediamento cinto da mura e sorvegliato che contava una vasta popolazione semita. Hanno trovato anche testimonianze di schiavitù. Misteriosamente qui gli abitanti sembrano essere scomparsi dal giorno alla notte. Secondo la professoressa Rosalie David, l'abbandono della città fu improvviso e non premeditato. I beni degli abitanti sono stati rinvenuti nelle strade e nelle case di Cahun, esattamente dove erano stati lasciati prima di essere sepolti dalla sabbia del deserto col passare del tempo. Uno dei momenti più importanti della storia egiziana è il crollo di questa civiltà. Quando questi forestieri, questi sovrani Hyksos, arrivano e distruggono tutto, sopprimendo completamente il regno dei faraoni, l'Egitto è in ginocchio. È quello che si evince dai reperti archeologici di questo periodo. E succede solamente una volta in 1000 anni di storia egizia. Potremmo collegare questo evento a una famosa leggenda, tramandata da un sacerdote egizio di nome Manetone, che scrisse una storia dell'Egitto nel III secolo a.C., dicendo praticamente quanto segue. Nel regno di un re di nome Dedumose, uno degli ultimi re della XIII dinastia, nel suo regno Dio distrusse gli Egizi. E Dio è usato al singolare, mentre ci aspetteremmo di leggere e gli dèi distrussero gli Egizi. E non è così, perché dice Dio distrusse gli Egizi. E poi, per via di questa distruzione, qualsiasi essa sia, dei forestieri, persone di razza ignota, invadono l'Egitto da nord e conquistano il territorio, testuali parole, senza colpo ferire. E perché?
perché Dio ha distrutto gli Egizi. Li ha devastati, rendendoli incapaci di difendersi alla mercé di queste orde dedite al saccheggio. I sovrani Ixos schiavizzano gli Egizi, ma il punto è che avrebbero potuto difendersi. Avevano un esercito potente, però erano stati colpiti da Dio. Lo schema delle prove a proposito del giudizio e dell'esodo comprende un papiro del Medio Regno che descrive eventi incredibili simili alle piaghe bibliche, delle fosse comuni con cadaveri sepolti frettolosamente, l'abbandono di massa dei siti semiti in Egitto, una fonte egiziana oltre alla Bibbia che afferma che un Dio potente ha cambiato le sorti del paese infliggendo un colpo letale che ha portato a un'invasione straniera. E tutto questo coincide con l'unico crollo della società egizia nell'arco di 1000 anni. Cercate un crollo nella civiltà egizia ed è lì che troverete Mosè e l'Esodo. E l'ultimo step della sequenza? Ovvero la conquista della Cananea, la terra che era stata promessa ad Abramo e ai suoi discendenti? Le prove di cui si è parlato sarebbero comunque ancora valide? I figli di Israele lasciano l'Egitto e raggiungono il monte Sinai, dove ricevono la legge di Dio e si impegnano a essere il suo popolo. Poi, dopo 40 anni di vita nomade in quella landa desolata, Mosè trasferisce la sua autorità a Giosuè, risale le pendici del monte Nebo e lì muore. Gli israeliti hanno atteso per secoli che la promessa fosse mantenuta. E adesso tocca a Giosuè condurli verso la conquista della Cananea. La Cananea era molto diversa dall'Egitto. Era una terra governata da diverse città-stato indipendenti con nomi quali Asor, Gerico, Ebron e Arad. La storia di queste città è divisa in due archi di tempo principali: la media età del bronzo, che corrisponde al Medio Regno Egizio, in cui sono floride e fortificate da alte mura. Poi sul territorio giungono un'improvvisa distruzione e un incendio che riducono le città in rovina, introducendo un nuovo periodo, la tarda età del bronzo, che corrisponde al nuovo regno egizio. L'archeologa Norma Franklin rappresenta un ampio gruppo di studiosi che non vedono alcuna prova della conquista biblica della terra promessa. Detesto deludere le persone, ma da archeologa posso affermare che non ci sono testimonianze di una singola migrazione di massa avvenuta nel corso di 40 anni in cui un popolo è giunto in un altro paese a piedi. Ci sono distruzioni, devastazioni incredibili, ma nessuna in realtà coincide con l'altra. Sono avvenute tutte nel giro di 100 anni, ma non dal giorno alla notte. Non è una cosa che si può attribuire a Giosuè, non può essere vissuto così tanto, a patto che sia esistito. Prima di tutto, molti luoghi menzionati nel libro di Giosuè, nella storia della conquista, definiti specificatamente come luoghi importanti della Cananea, sono stati portati alla luce, ma non è mai stata trovata una città della tarda età del bronzo. E parlo di scavi di una certa importanza e di siti numerosi. È un'azione sistematica, non si è verificata in un posto solo. Questo è il vero problema relativo alla conquista: stabilire se è davvero avvenuta nella tarda età del bronzo. Ma di nuovo, se fosse avvenuta prima, cioè nella media età del bronzo, sembrava piuttosto logico iniziare a cercare nell'importante sito di Gerico, la prima città che gli israeliti avrebbero distrutto. E sappiamo esattamente dove si trovava. I maggiori scavi archeologici a Gerico iniziarono nei primi anni del Novecento grazie a un team tedesco guidato da Ernst Selling. Furono poi proseguiti da un team inglese capeggiato da John Garstang negli anni 30. Ai tempi dei loro scavi, sia Selling che Garstang credevano di aver scoperto un livello di distruzione che corrispondeva al racconto biblico. Tuttavia, la situazione subì una svolta drastica quando fu Kathleen Kenyon a scavare a Gerico negli anni 50. La Kenyon dimostrò che non c'erano prove della distruzione di Gerico che corrispondessero ai racconti biblici, perché determinò che la caduta della città era avvenuta molto prima. Un'ondata di scetticismo cominciò a diffondersi nel campo dell'archeologia,
In un istante le scoperte della Canyon a Jericho avevano minato l'intera storia dell'Esodo. Lei pensava che se ci fossero state delle prove le avrebbe trovate nella cosiddetta tarda età del bronzo, invece non ce ne sono. Se gli israeliti fossero arrivati nel XIII secolo, non avrebbero trovato quasi nessuno lì, niente mura da far crollare. Semplicemente la narrativa biblica non sarebbe stata rispettata. Quindi i suoi scavi hanno solo contribuito a peggiorare questa visione negativa alimentata non solo da Gerico, ma anche da altri siti. C'è un momento in cui Gerico viene distrutta, in cui le mura crollano o viene incendiata? Non credo proprio, non penso ci siano testimonianze di questo tipo nel caso di Gerico. E non credo si possano neanche cercare testimonianze del genere perché abbiamo già superato questa fase della ricerca archeologica. Ma David Roll la pensa diversamente. Se c'è qualcuno che ci dice che Gerico non esisteva nel momento in cui Giosuè conquistò la terra promessa, significa che Giosuè è frutto dell'immaginazione, quindi lo è anche la conquista e probabilmente l'esodo. Allora in questo caso perché non ci chiediamo quando è esistita Gerico e quando è stata distrutta e partiamo da qui? La conquista cominciò quando gli israeliti attraversarono il fiume Giordano. Giosuè inviò delle spie a esplorare la città di Gerico, cinta da massicce mura, e lì incontrarono una meretrice di nome Rahab, che gli riferì che nella terra di Canaan tutti avevano saputo cosa aveva fatto Dio per gli israeliti e ne erano terrorizzati. Rahab nascose le spie e le aiutò a fuggire verso le montagne. Quali prove della conquista troviamo a Gerico? Prima di tutto ci viene detto che Gerico era fortificata. Quando gli archeologi dissotterrarono la città, in particolare Kathleen Canyon, che scavò nella zona negli anni 50, scoprirono che la collina sulla quale era stata costruita la città era circondata da un enorme terrapieno di argilla. Gli addetti agli scavi scoprirono che Gerico era protetta da un sistema difensivo eccezionale. Alla base c'era un muro di contenimento in pietra alto circa 5 metri, su cui si ergeva una cinta muraria difensiva in mattoni di argilla ancora più alta. Alle spalle c'era un terrapieno, un ripido pendio ricoperto da una superficie sdrucciolevole di malta bianca, su cui gli invasori sarebbero stati esposti alle frecce e alle pietre provenienti dall'alto. Sulla cima di questo terrapieno c'erano le mura principali della città, anch'esse costituite da mattoni di argilla, alte 8 metri e spesse 3. Immaginate la paura, il panico disperato degli abitanti di Gerico. Giorno dopo giorno, per 6 giorni, il popolo di Israele girò intorno alla città con l'arca dell'alleanza e il suono dei corni di montone. Poi, il 7° giorno, fecero il giro della città 7 volte e i sacerdoti diedero fiato ai loro corni. Il popolo lanciò un grido di guerra e le mura della città crollarono. Permettendo agli israeliti di addentrarsi nella città, di occuparla e cominciare così la conquista della terra di Israele. Quando la città era ormai alla fine, il muro di mattoni d'argilla crollò, andando a depositarsi alla base del muro di contenimento in pietra. Kathleen Canyon lo descrive in maniera molto chiara e dettagliata nel suo resoconto degli scavi. Poi la Bibbia ci dice che incendiarono la città, ed è esattamente ciò che troviamo, perché Gerico fu completamente distrutta dal fuoco. La Canyon scrive pure che era evidente che all'interno della città fossero crollate anche le pareti degli edifici e aggiunge che queste pareti erano cadute prima dell'incendio. E quindi ecco la sequenza che leggiamo nella Bibbia. Prima avviene la caduta delle mura e solo dopo gli israeliti danno fuoco alla città. Gli scavi del sito hanno rivelato delle chiare prove di una massiccia distruzione causata dal fuoco, con uno strato molto spesso di macerie bruciate a temperature altissime.
Questo ha fatto sì che la Canyon attribuisse l'incendio a un attacco nemico e non al fuoco che avrebbe potuto causare solamente un terremoto. Lei sosteneva che la città fosse stata distrutta intorno al 1550 a.C. dagli Egizi. Ma non c'è alcuna testimonianza della presenza degli Egizi nella Valle del Giordano in questo periodo storico. Quindi, poiché la Canyon ha collocato la distruzione di Gerico 150 anni prima del presunto arrivo degli israeliti, non è riuscita a trovare alcun collegamento tra la distruzione e il racconto biblico. Ma di nuovo, quella data combaciava con la sequenza che stavo studiando io. All'interno della città fu fatta una scoperta piuttosto unica. Sia Garstang che la Canyon, nelle case che avevano riportato alla luce, trovarono diversi vasi pieni di grano, che veniva conservato in quel modo. I vasi per la conservazione in città erano piuttosto pieni. Questo suggerisce che il raccolto fosse appunto avvenuto e i risultati del racconto biblico riportano a un evento accaduto nella stagione primaverile. E nella Valle del Giordano è proprio in primavera che viene effettuata la raccolta del grano. Quando gli israeliti attraversarono il Giordano, la prima cosa che fecero fu celebrare la Pasqua ebraica. E quando cade, ovvio, in primavera. I vasi pieni indicano anche che se si fosse trattato di un assedio, sarebbe stato molto breve, cosa insolita per una città fortificata come Gerico. E questo corrisponde al racconto biblico che dice che l'assedio durò solo 7 giorni. Se l'assedio si fosse trascinato per mesi, la gente avrebbe consumato molto di quel grano. Il grano era in tutta la città? Sì, trovarono recipienti pieni di grano in ogni casa portata alla luce. Ma a Gerico c'è un altro dettaglio interessante che corrisponde notevolmente alla Bibbia. Si tratta di una promessa fatta a Raab. Lei viveva dentro le mura della città e dopo aver nascosto le spie, loro le promisero che la sua famiglia sarebbe stata protetta quando la città fosse stata attaccata e mantennero la promessa. Lei aveva segnato la sua casa con un drappo scarlatto appeso fuori dalla finestra. Ma se la sua casa si trovava all'interno delle mura cittadine, come ha fatto a non crollare? Mi sono imbattuto nel resoconto archeologico che il teologo tedesco Ernst Sellin, che diresse gli scavi a Gerico, aveva pubblicato nel 1913. Fu il primo a condurre uno scavo approfondito del sito ed era evidente che il suo era stato un lavoro importante, quando invece sembrava essere stato dimenticato. C'erano mappe dettagliate e fotografie che mostravano una parte del sito che ricordava la storia di Raab in maniera impressionante. I tedeschi scoprirono che in un brevissimo tratto sul versante nord della città c'erano case costruite sul terrapieno tra le mura cittadine interne e le mura cittadine esterne. E alcune di quelle case erano state costruite proprio a ridosso delle mura cittadine esterne. Notarono che quelle mura in quella zona non erano crollate. Quindi questo fornisce una spiegazione del modo in cui le spie potevano aver salvato Raab e la sua famiglia, perché Dio aveva fatto crollare le mura dappertutto tranne nel punto in cui viveva Raab, e abbiamo delle testimonianze archeologiche che lo avvalorano. E se qualcuno le dicesse che lei è di parte? Io penso che nessuno sia obiettivo in questo campo. Ammetto di non esserlo. Tuttavia, non ho creato io le prove, non le ho piantate io nel terreno. Le ho solo analizzate e confrontate con la Bibbia e mi sono reso conto che corrispondevano perfettamente. È scienza. Analizza le testimonianze e giungi a una conclusione basata sulle stesse. Gli archeologi hanno scoperto una città fortificata con alte mura di cinta che sono crollate. Ci sono le prove che la città fu incendiata intenzionalmente dopo il crollo. Ci sono i contenitori pieni di grano carbonizzato, indicatori di un assedio breve in primavera. E una sezione di abitazioni all'interno delle mura, miracolosamente preservate, proprio come narra la Bibbia. Secondo il racconto biblico, Giosuè lanciò una maledizione su chiunque avesse ricostruito la città di Gerico. E l'archeologia dimostra che dopo la distruzione, la città di Gerico sia rimasta effettivamente abbandonata per secoli.
Ma ovviamente tutto questo avviene nel momento storico sbagliato, a detta della maggior parte degli studiosi. Bryant Wood crede che la Canyon abbia sbagliato a datare le terre cotte di Jericho, sbagliando di conseguenza la data della distruzione. Lui e Charles Helling credono che la conquista sia avvenuta intorno al 1400 a.C., utilizzando le date convenzionali per l'Egitto e per la Cananea. Tuttavia, David Rawl e John Binsom la pensano diversamente. Sostengono che la Canyon abbia sbagliato la data della distruzione di Jericho perché le date assegnate alla media età del bronzo non sono corrette e che queste date storiche vadano rettificate. In ogni caso, tutti questi studiosi concordano sul fatto che Gerico sia stata distrutta in una maniera che corrisponde alla storia di Giosuè e degli Israeliti. Tuttavia, la conquista non riguarda solo Gerico. Le spie avevano riportato che la Cananea era una terra meravigliosa, abbondante di latte e di miele. Ma era anche piena di città fortificate dotate di mura che arrivavano fino al paradiso. Una dopo l'altra si sarebbero arrese a Giosuè. In seguito Giosuè si diresse a nord in direzione della città di Asor. Yabin, re di Asor, riunì tutti i re della regione contro Israele. Giosuè occupò Asor e trafisse il re con la spada. Alla fine distrusse la città col fuoco. Nel sito di Asor, gli archeologi israeliani hanno trovato uno spesso strato di macerie arse risalenti allo stesso periodo della distruzione di Gerico, ma non solo. Abbiamo trovato delle tavolette nel palazzo della media età del bronzo che appartenevano a un re di nome Yabin, che è proprio il nome del re che fu trafitto da Giosuè con la spada. Questa è la tavoletta cuneiforme che contiene il nome di Yabin, trovata tra i resti del palazzo nell'antica Asor. Quindi c'è un collegamento fra il racconto della Bibbia e queste tavolette? Il nome è identico. Abbiamo una tavoletta rinvenuta lì con il nome Yabin inciso sopra. E nella storia di Giosuè, lui uccise il re Yabin di Asor. Wow! Ma ricercando la conquista nell'arco di tempo previsto, gli archeologi non ne hanno trovato alcuna prova. Effettivamente, molti di questi luoghi non sono neanche stati occupati per tutta la durata della tarda età del bronzo. Niente mura, niente distruzioni di massa. Solo una serie di rovine vuote e bruciate. Questo è stato un fattore chiave dell'attuale scetticismo riguardo al racconto biblico della conquista. E di nuovo, forse, le prove dell'ingresso degli israeliti in Cananea sono state cercate nel periodo sbagliato. Perché se cerchiamo più indietro, nella media età del bronzo, tutte queste città erano occupate ed erano cinte da alte mura. E incredibilmente hanno tutte subito enormi distruzioni nello stesso breve arco di tempo, proprio come descritto nella Bibbia. Se mettiamo queste città l'una accanto all'altra, il racconto biblico e l'archeologia corrispondono in maniera estrema. Penso che il numero di città distrutte e abbandonate sia sufficiente per confermare una corrispondenza con gli eventi descritti dalla sequenza biblica. È probabile che si tratti proprio della conquista di Giosuè. Tutto dall'arrivo in Egitto, passando per la schiavitù, Mosè e l'Esodo e la conquista della terra promessa, è tutto riportato in una sequenza temporale precisa, ma avviene troppo in anticipo. Rawl, Bimson e altri suggeriscono che questo problema non sia iniziato con la Bibbia, bensì con l'Egitto. Sostengono che i primi studiosi abbiano sviluppato la sua cronologia in maniera impropria e che le nuove informazioni richiedano che gli eventi della storia egizia vengano spostati secoli in avanti sulla linea temporale. E queste cose successe troppo presto diventano contemporanee agli eventi accaduti nel Vecchio Testamento. Si allineano. Ero molto contento che ci fosse quella possibilità. Avrebbe spiegato perché tutte le prove erano puntualmente in anticipo. Ma com'è possibile che la storia dell'antico Egitto creata dagli studiosi sia tanto sbagliata? Sono piuttosto contrario al revisionismo cronologico. Degli storici molto bravi e molto competenti hanno lavorato alla cronologia egizia e alla cronologia del vicino Oriente per decenni. C'è ancora del lavoro da fare, ma non vedo la possibilità di spostare gli eventi di qualche secolo.
Io non sono affatto d'accordo. Siamo abbastanza certi di poter affermare che al massimo possiamo sbagliarci di una decina di anni in un senso o nell'altro, ma non è possibile cambiare e spostare tutto di qualche secolo. Il terreno su cui lavoriamo è molto solido, non c'è bisogno di cercare in altri periodi storici. A quel punto cosa avrei dovuto fare? Hofmeyer e Finkelstein rappresentano l'opinione più popolare e non potevo semplicemente ignorarla. Il punto è che la maggior parte degli studiosi, anche di quelli che credono nella Bibbia, non ammetterà che le testimonianze che ho raccolto vengano collegate all'Esodo, perché i tempi non coincidono. Era questo il mio problema più grosso, che si frapponeva fra me e la soluzione del quesito. Ma la sequenza biblica era talmente convincente che non riuscivo a lasciar perdere. I ricercatori di Mahoney hanno scoperto una pista che l'ha condotto all'Università di Oxford. In St. John Street c'è il Griffith Institute, uno dei più grandi archivi di documenti di egittologia al mondo. Mahoney vi si è recato per esaminare gli scritti del defunto Sir Alan Gardiner, probabilmente il più grande specialista di geroglifici del XX secolo, che ci ha permesso di apprendere quello che sappiamo oggi. Ero commosso mentre sfogliavo le sue annotazioni personali. In un certo senso, stavo percorrendo un sentiero che lui stesso aveva contribuito a tracciare. Dopo una vita di ricerche, Gardiner aveva scritto qualcosa che influiva direttamente sulla questione che stavo affrontando. Non dobbiamo mai dimenticarci che abbiamo a che fare con una civiltà vecchia di migliaia di anni e di cui sopravvivono solo minuscoli frammenti. Quella che viene orgogliosamente divulgata come storia egizia altro non è che una raccolta di cenci e stracci. Se tutto ciò che abbiamo sono solo cenci e stracci, come possiamo essere certi delle date? Gardiner diceva che sono solo cenci e stracci. Secondo lei è ancora così o è cambiato qualcosa? No, io penso che fondamentalmente sia vero. L'aspetto interessante del materiale che ci è rimasto dell'antico Egitto è che quei cenci e stracci sono più numerosi e vari di quelli di quasi tutte le altre civiltà presenti sulla faccia della Terra. Ci è arrivato di tutto, ci è arrivato qualsiasi genere di materiale immaginabile, non completo, ma sicuramente molto interessante. Ed è meraviglioso avere tutti questi oggetti, ma è anche estremamente frustrante perché significa che c'è molto più spazio per le discussioni e i dubbi. Kent Weeks non ha detto di essere a favore di qualcosa di drastico come lo spostamento nei secoli della storia egizia. Ma la realtà è che questo cambiamento non influenzerebbe solo l'Egitto, perché le datazioni archeologiche per la Cananea e la regione circostante dipendono tutte dalla storia egizia. Alla fine dei conti è proprio la cronologia egizia che sorregge tutto quello che è stato fatto nel resto del mondo conosciuto. È una responsabilità enorme ed è per questo che è un tema così delicato, perché in termini di ricostruzione storica troppe cose dipendono dalla risposta. Quindi, se le datazioni storiche dell'Egitto non sono così certe e hanno bisogno di correzioni, allora anche la storia della Cananea richiederebbe lo stesso spostamento, perché sono collegate. Ma molti non vogliono farlo. No, perché la cronologia egiziana è stata presa per buona per un periodo di tempo prolungato, quindi l'idea di smembrarla e ricominciare tutto da capo è un anatema per la maggior parte degli egittologi. Perché annullerebbe molti dei loro libri, no? Lo farebbe sicuramente, sì. Ma delle prove schiaccianti dimostrano che l'attuale ricostruzione della storia egizia ha delle grosse falle che non hanno niente a che fare con la Bibbia. Ci sono diverse ragioni per essere scettici riguardo all'attuale cronologia egizia. Alcune hanno a che fare con l'Egitto stesso, mentre altre sono esterne. E ci sono molte persone che iniziano a tenerne conto. Ma altri studiosi affermano che non sia necessario cambiare la cronologia dell'Egitto per vedere le testimonianze dell'Esodo. James Hofmeyer crede che alcune prove testuali della Bibbia collochino l'Esodo nel 1250 a.C., ai tempi di Ramses. Bryant Wood e Charles Ayling credono che l'Esodo sia avvenuto intorno al 1450 a.C., utilizzando le date
convenzionali. Pensano che esistano delle buone ragioni per credere che gli israeliti vivessero in Egitto prima di quel periodo, che più tardi Israele sia diventato una nazione in Cananea e che quindi debba essersi verificato un esodo di qualche tipo. Ma l'unico periodo storico in cui ho notato una sequenza corrispondente a tutti i passaggi biblici è il Medio Regno, non il Nuovo Regno. E se non fosse una coincidenza richiederebbe un cambiamento non indifferente. O l'esodo è avvenuto molto prima del 1450 a.C. o la cronologia egizia è inesatta. Il dibattito sulle nuove date della storia antica si sta intensificando. Nonostante le conclusioni di quelli a favore di queste grandi modifiche differiscano nei dettagli, il parere comune è che questo argomento meriti delle ulteriori indagini e che la cronologia non sia ancora fissa né definitiva. Ricercatori come Rolle e Bimson credono che il problema principale risieda nei periodi intermedi dell'Egitto del passato. Pensano che gli studiosi abbiano sbagliato a calcolarne la durata, causando la distorsione di qualsiasi data precedente. Il sospetto più grande ricade su questo lunghissimo terzo periodo intermedio, che, stando alle nuove informazioni, sarebbe stato erroneamente allungato di alcuni secoli. Se venisse ridotto, la storia dell'Egitto dovrebbe spostarsi in avanti nel tempo. Per molti anni mi sono lasciato intimidire dal mostro sacro della datazione egizia, ma mi sono convinto a dare una seconda occhiata quando ho scoperto che è stato necessario inserire degli intervalli di tempo nella storia di tutte le civiltà circostanti, al fine di far coincidere le date del terzo periodo intermedio dell'Egitto. Eppure l'archeologia di queste culture non sembra supportare tali intervalli. Qualcosa non tornava. Che aspetto potrebbe avere la storia se i periodi intermedi fossero modificati in base alle testimonianze raccolte da alcuni studiosi? Quello che non cambia è la linea temporale biblica. Non ne viene influenzata. Se cambiamo la linea temporale egizia, la spostiamo a favore di quella della Bibbia. Quindi, improvvisamente, tutte le cose che non si trovano nel giusto arco di tempo vengono ad allinearsi in tutt'altra maniera. E qui cominciamo a trovare le prove tangibili del racconto biblico. È sorprendente pensare a cosa potrebbe significare. Perché la cronologia, ovvero la datazione assegnata a questi eventi, è l'elemento che viene utilizzato per convincere il mondo che la Bibbia sia soltanto una favola. Ma osservate la sequenza. Le prove coincidono con l'arrivo di Giuseppe e dei primi israeliti in Egitto. La loro moltiplicazione esponenziale. La loro caduta in schiavitù. Il giudizio e il crollo dell'Egitto. La liberazione e l'esodo del popolo semita. E infine, in Cananea, le prove corrispondono alla conquista della terra promessa. So che ci sono dei disaccordi in merito alla datazione, ma quello che mi colpisce è che, mettendo da parte per un attimo tutte le date, quello che emerge dall'archeologia è questa sequenza che corrisponde esattamente a ogni passo della Bibbia. Non merita di essere presa in considerazione seriamente? Ma per il momento, coloro che si attengono alle convenzioni riconosciute non permettono il verificarsi di questi collegamenti. Io non sono un egittologo, sono un regista. E non sto promuovendo nessuna teoria della datazione. Sto solo cercando la verità. In fin dei conti, lo scopo sia della scienza che della fede non dovrebbe essere la ricerca della verità? Alla fine sarà il pubblico, saranno le persone stesse a giudicare. Loro sapranno se sei un uomo di scienza, con una teoria logica, o se stai esagerando, o se è tutto frutto della tua mente. Queste scoperte sono solo un'esagerazione? Oppure la ricerca dell'esodo in un periodo precedente è il fattore chiave per portare la Bibbia fuori dall'ombra del mito e condurla nella luce della realtà storica? La gente si chiede perché non ne abbia sentito parlare prima d'ora, ma quello che ho scoperto io è che molti non vogliono neanche parlarne,
Archeologi, mass media, nessuno è realmente disposto a parlare di questa storia. E io ho dovuto fare la stessa domanda a me stesso. Ero disposto a seguire questa storia ovunque mi avrebbe portato? Ma c'è qualcosa di vero in questi racconti e noi vogliamo solo far sapere alla gente la verità. Dopo che gli israeliti lasciarono l'Egitto, è scritto che attraversarono miracolosamente un mare tempestoso e proseguirono verso il monte Sinai. Non è mai stata ritrovata alcuna traccia del loro viaggio. Ma se veramente si è verificato un esodo, allora la montagna era lì, da qualche parte.